Paragonato più volte come nuovo Outlast, il gioco che andremo a giocare è veramente inquietante ed è uno dei migliori horror dell'App Store. Nonostante una grafica pixel e non proprio 3D, ragazzi, non resterete delusi dalla scelta del gioco che vi porto oggi. Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi siamo su Mental Hospital Light, un gioco che è stato paragonato da molti ad Outlast addirittura, ragazzi. Andiamo a fare il capitolo 1. Arriviamo nel Mental Hospital, che è un ospedale psichiatrico alias manicomio, quindi molto simile ad Outlast. Arriviamo in macchina, molto simile ad Outlast. Speriamo di non mettere sotto nessuno. Arriviamo. No, addirittura me la sono tirata. Speriamo di non mettere sotto nessuno. È passato un tizio. Era Jeff the Killer, sicuro. Aveva la faccia tipo tutta bianca, ragazzi. Tap to screen to load level. Ok, ragazzi, stiamo per entrare nel manicomio. Oh, possiamo muoverci, possiamo usare la telecamera, quindi Outlast per tablet. Alle 11:40 siamo arrivati. Seguiamo la strada. Vediamo, si può correre? No, non si può correre. Pecca del gioco è questa, perché ci servirà a correre, credetemi, in questo gioco. C'è una nota attaccata al muro, vediamo un po' se possiamo subito entrare. Allora, vediamo un po'. Ecco, abbiamo perso la chiave del manicomio per entrare. Va bene, quindi ragazzi, abbiamo raccolto questa nota che ci ha detto di andarci a cercare la chiave del manicomio. Allora, la chiave per entrare nel manicomio non ho la più pallida idea di dove sia, però ci sono due strade, una a destra e una a sinistra. Andiamo a vedere quella a destra. Mamma mia, sembra un carcere più che un manicomio. Vediamo un po', vediamo un po'. Cioè, letti in mezzo alla campagna. Vediamo un po' se è nascosta in questa fontana. Fontana. Andiamo avanti. Che cos'è questa? Ah, la chiave! Dai! Ragazzi, avete sentito dei corvi. Non promettono nulla di buono. Cosa c'è qua? La sedia a rotelle è una fontana. Ancora. Praticamente era, possiamo tornare sui nostri passi. Abbiamo trovato la chiave. Oh, Cribio. Che cosa vuole questo? Aspettate, ragazzi. Ma sta ballando, non si capisce che cosa faccia. So solo che devo andare, tanto qui devo entrare il prima possibile. Per l'amor del cielo, non che entrare sia una buona idea, però rispetto a rimanere fuori con quel tizio, cioè non si vede niente con questi infrarossi. Spegni sta roba. Allora, seguiamo i letti, che mi ricordo che l'entrata è qui vicino. Perfetto. Allora, dobbiamo sopravvivere. Dentro un manicomio. Ragazzi, io vi porto una sorpresa per il 4 maggio, che faccio un anno su YouTube, quindi preparatevi. Allora, you still alive. Look back, you starry. Capitolo 2. Non mi ha neanche fatto leggere. Qualcosa mi dice che siamo entrati. Mamma mia, oh. Raga, in Outlast c'era Padre Martin. Non voglio sapere che cosa ci sia qui. PC Security. Una chiave, non so che cosa possa servirmi. Visto che ci sarà sicuramente qualche porta bloccata.
Ah, ma non mi seguirà sicuramente sto tizio. Però direi di salire, ragazzi. Forse se avessero messo l'audio sarebbe stato ancora più bello. Si è chiusa la porta alle mie spalle. Sì, per fortuna. Chiudiamo qua. È buio, troppo buio. Però non posso accendere la luce rossa. Abbiamo ancora la chiave. Oh, chi è sto tizio? Ho caricato qualcosa, non so che cosa. Continua nel full game. No, ragazzi, non penso di prendere la versione completa. Va bene, ragazzi, abbiamo visto che comunque questo era Mental Hospital 2. Abbiamo fatto un veloce gameplay, ragazzi. È stato paragonato da molti ad Outlast. Sinceramente mi aspettavo qualche mostro in più per paragonarlo ad Outlast. Io Outlast lo incomincerò su PlayStation 4, quindi preparatevi a tutto perché tra poco tornerò con Outlast. Noi ci rivediamo al prossimo video. Bella, ragazzi, iscrivetevi, lasciate tanti mi piace. Bella.